Buongiorno raga, tralasciando mi sono svegliata con un bellissimo brufolo che ora andremo a togliere. Sono le 11:30, volevo svegliarmi prima, però sono rimasta a letto perché ero veramente troppo stanca. Tralasciando le mie occhiaie e tutto, ora andiamo a fare colazione. Sveglio anche il mio gatto che rompe perché vuole da bere dal rubinetto, ma mia mamma non vuole. Ora andiamo a fare colazione. Ok raga, primo passo ciotola di cereali con latte. Ecco, questa è la colazione. Anche se penso che non sarà finita qui, perché dovete sapere che io solitamente mangio veramente tanto a colazione. In realtà mangio tanto in generale, anche se magari non si direbbe, ma soprattutto a colazione. Comunque mi sono anche scoppiata il brufolo. Sì, e non è andata come volevo. Infatti è rimasto rosso, però dopo cerchiamo di sistemare. Fateci caso il meno possibile, grazie, perché mi fa un po' schifo. Ok, ho tagliato la banana che la metterò qua. Dopo toglierò le foglioline alle fragole. Le circonderò di Nutella. Adesso vi farò vedere il risultato. Spero venga una cosa aesthetic, tipo quello che mettono le influencer americane nelle loro storie. Ma ci proviamo. Voilà. Dai, raga. È venuto bene, pensavo peggio. Comunque aggiungo anche il kiwi perché mi piace un sacco. Ok, ora prima di finire tutto, per completare la colazione di Alice, vado a fare il mio solito caffè al ginseng mattutino che non può mai mancare con me. Ok raga, direi che finisco di mangiare tutto e ci vediamo dopo. Ora sono in bagno, però non so dove potrei posizionarvi per farvi vedere quello che faccio. Comunque andrò a lavarmi i denti e la faccia con il mio detergente. Poi ci vediamo nella mia solita postazione per fare skincare e truccarmi. Ok raga, dopo essermi lavata la faccia adesso continuo con la skincare perché ho i miei prodotti tutti qua in camera. Mi metto le mollettine. Comunque per lavarmi il viso ho utilizzato questo detergente qua che è una mousse. Infatti se avete una pelle abbastanza secca non ve la consiglio. Ha limone, mela, marshmallow e estratto di liquirizia. Ora che sono nella mia postazione vado ad applicare il tonico con un dischetto, comunque un pezzettino di cotone e utilizzo questo qua della Clinians, non so come si pronunci, però in realtà ne ho anche un altro. Questo qua, l'acqua di rose, però prima finisco questo. E lo passiamo bene su tutto il viso perché andrà a rimuovere ancora eventualmente o residui di trucco o sporcizia varia. Ora procedo applicando il mio contorno occhi, che dovrebbe essere antiocchiaia appunto. Utilizzo questo qua della Face D, che l'ho preso da Sephora, e lo applico un po' così, tanto comunque ne basta poco, anzi ne ho messo anche un po' troppo. Così, poi lo porto anche un po' sopra. Ok, una volta che si è asciugato il contorno occhi, io vado ad applicare un siero ed utilizzo questo siero qua della Garnier, la vitamina C. Teoricamente è anche antimacchie, quindi in caso avete qualche macchietta ve lo consiglio. E lo applico su tutto il viso. Non ne metto troppo anche perché in realtà finisce abbastanza subito. Comunque ha un buonissimo odore, non so perché mi ricorda l'estate. Mi ricorda tipo i profumi che ci sono all'interno degli hotel. Sono strana, però fidatevi, se ce l'avete capirete quello che intendo. Almeno spero, perché sono un po' pazza. Bene, una volta terminato con il siero, vado a prendere la mia crema idratante. Utilizzo questa qua della Nivea Soft, che è idratante e rinfrescante. Io la devo prendere così, avendo le unghie. Non so, sembra che c'ho una malattia. Comunque, andiamo ovviamente a spalmarla bene sotto il viso, poi la spalmo anche un po' sul collo, specialmente nelle parti dove sono più secca, diciamo, ovvero il mio naso in questo momento, per il raffreddore, e poi qua in mezzo e la fronte. Ok, come ultimo step vado a mettere un po' di burro cacao. Ok, skincare terminata, ora passiamo al makeup, perché quando devo rendermi produttiva ho bisogno anche di truccarmi, non so perché mi sento tipo completa, non ve lo so spiegare. Adesso quindi andiamo ad applicare subito il primer. Penso che appena finirò di truccarmi andrò a mangiare perché comunque non è troppo presto. Sempre io che volevo fare una di quelle tipo healthy morning routine americane.
presto saprò svegliarmi anche tipo alle 7 del mattino a bermi la mia acqua fredda col limone. No, a parte gli scherzi, molto spesso io mi sveglio comunque presto, ma essendo stata malata scorsa notte non avevo dormito nulla, quindi mi serviva un po' questa cosa per rigenerare. Comunque passiamo al primer. Non sto a presentare ovviamente tutto il makeup perché c'è un video a riguardo che vi lascio in descrizione, che è appunto la mia daily makeup routine, anche perché sennò anche questo video durerebbe 20 ore. E poi vado a cucinarmi qualcosa con voi. Comunque devo comprare il primer perché mi è finito. Comunque no, veramente oggi sono un po' triste perché c'è proprio brutto tempo, sono proprio meteoropatica io. E vabbè, speriamo che almeno il weekend ci sia il sole. Vi giuro che quando proprio c'è brutto tempo io non mi sento bene, cioè non sono felice, non so cosa fare. Magari ora che ci penso sistemo l'armadio, perché mi è arrivato appunto l'ordine di Shane che voi avrete già visto. Ho un sacco di vestiti lì sparsi e dovrei iniziare a sistemarlo, anche perché mia mamma sennò mi disereda fra poco. Comunque raga, mi sono anche appena ricordata che oggi teoricamente sarei dovuta andare ad iscrivermi o comunque informarmi sulla palestra con la mia migliore amica, perché sono anni che diciamo che dobbiamo andarci, quindi penso sia anche arrivato il momento di smettere di parlare basta, ma anche agire. Dovrebbe essere oggi, ma non ho ancora capito quali siano i suoi intenti e in realtà anche quali siano i miei, quindi... Ma tutto ciò in realtà è perché c'è brutto tempo, ne sono convinta, perché se non ci fosse brutto tempo avrei voglia di andare a iscrivermi in palestra. Poi se piove, impossibile che io esca, raga, impossibile. Piove, io sono a casa, chiusa, segregata e mi casa. Ok raga, ho terminato con la base del make-up, però mi è venuta una fame assurda, anche perché è un po' tardino, quindi mi sa che mangio e poi finisco tutto il make-up, tanto alla fine non devo andare da nessuna parte. Quindi andiamo a mangiare insieme. Prepariamo da mangiare. Allora, sinceramente non so cosa fare, perché sono indecisa, vorrei fare una piadina oppure una pasta al tartufo e funghi, che è buonissima, ma l'ho già mangiata ieri. Chiediamo consiglio a mia sorella. Ok, mia sorella è in bagno da tipo 2 ore, non si vuole far vedere, però mi ha consigliato la piadina, dato che ieri ho già mangiato la pasta. Ci può stare. Ora prendiamo gli ingredienti. Piadina, perché sennò non si fa. Poi prendiamo il prosciutto crudo. Ma c'è un problema, perché è finito il gorgonzola. Metteremo la mozzarella. Proprio il gorgonzola, vabbè. Prendiamo la mozzarella, poi insalata e per finire ketchup e maionese, perché ho deciso che voglio fare la salsa rosa e mettercela dentro. Bene, ora ai fornelli. Raga, questa è la piadina fatta. Questa è tutta la mozzarella che cola, però diamo un assaggio e vediamo com'è. Do il morso a questa piadina. Raga, ops, sta colando la mozzarella, ma è buonissima, vi giuro. Ve la consiglio, fatela così, vi viene buonissima. Ora finisco di mangiare e ci vediamo fra poco. Ok raga, ho finito di mangiare, ho sistemato tutto, però non contenta mi è venuta voglia di un iced coffee, perché io me lo faccio molto spesso, così almeno me lo bevo mentre finisco di truccarmi, ascolto un po' di musica, quindi prepariamolo insieme. Ok, ora vi faccio vedere tutti gli ingredienti che utilizzo per farlo e poi vi cambio inquadratura così vedete proprio come lo faccio. Questa sarà la nostra tazza per l'iced coffee, con anche il suo coperchietto per la cannuccia. Poi salsa al caramello, penso sia una glassa, non lo so, perché io adoro il caramello. Latte HD e senza lattosio, perché sennò col caffè ci addosso. Bene, poi vi serviranno dei cubetti di ghiaccio, del caffè. Io utilizzo la cialda, ma voi potete utilizzare anche quello dentro la moka o quello solubile, è uguale, basta che sia caffè. E un altro bicchiere appunto per mettercelo dentro. E infine cannuccia. Bene, ora vi faccio vedere il procedimento. Buonissimo raga. Ok, sono tornata con il mio iced coffee e adesso finirò di truccarmi. Ok, ora mi farò l'eyeliner e vi faccio vedere subito come mi esce, che sennò ci metto 30 anni. Ok
eyeliner fatto. Ora procedo con il resto. Comunque nel mentre ho anche sentito la mia migliore amica e oggi alla fine non andiamo in palestra, ma non per altro, perché lei deve un po' far fiesta loca perché ha passato l'esame della patente e quindi andremo domani. Vi giuro, domani ci vado, perché se no mi stresso quando mi porto avanti per troppo tempo le cose, quindi lo devo fare. Ok, ho messo le mie solite cigliette. Ora non so, per le labbra volevo fare qualcosa di nuovo. Allora provo un po' a sperimentare. Io direi utilizzo sempre questa o questa mia matita per il contorno e poi dentro vado a mettere questo, non so cosa sia sinceramente, penso sia una specie di gloss di Douglas. E poi boh, sopra metto questo qua invece della Kiko, che è proprio letteralmente tipo rosa confetto, perché comunque voglio fare il contrasto. Vediamo cosa esce fuori. In caso lo tolgo mi farò un'altra roba. Vabbè dai, non è così male. Ora fisso tutto. E poi magari mi vesto, dato che sono tipo in pigiama da tutto il giorno. Anche se devo stare in casa, mi sa che mi metto già un outfit, perché mi sa che più sul tardi comunque uscirò. Ok raga, oggi ho deciso che mi vesto di azzurro, quindi metto questa canottierina. Tra l'altro è uscito un po' di sole per fortuna. Poi pantaloni a zampa azzurri. Mi sa che sopra mi metto però forse la felpa del colore delle spalline, ma non lo so, adesso vedo. Intanto mi metto canotte e pantaloni. Ok, mi sono vestita, davvero ho messo anche questa fascetta azzurra. Comunque il fit è così. Anzi, faccio vedere meglio allo specchio, perché ecco qua, non c'è in realtà molta luce. Comunque mi piacciono un sacco questi pantaloni e mi piace un sacco l'azzurro, veramente. Comunque raga, cerco tipo con la torcia di farvi vedere le condizioni del marmadio, che è al buio. Allora, questo è la parte sopra. Quella lì è quella delle felpe, poi ci sono anche delle giacche, vabbè. Pantaloni, no raga, veramente è inguardabile, mi vergogno tantissimo. Forse l'unica cosa sono i vestiti, che sono più o meno in ordine, ma fa veramente schifo. Ok raga, bene, adesso mi sa che andrò a sistemare un po' il mio armadio, almeno una parte, e poi uscirò a farmi un giretto. Finisco qua il video, che penso sia già durato un bel po'. Fatemi sapere quale altri video volete che io porti sul canale. Se questa mia morning routine vi è piaciuta, lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente non è una di quelle healthy morning routine tutte precise e equilibrate delle ragazze americane, perché preferisco farmi vedere in realtà per come sono realmente, per quello che faccio realmente. Però spero di avervi fatto compagnia in questa mia mattinata barra pomeriggio quasi. Ricordate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, così non vi perdete i prossimi video. Detto questo, auguro anche a voi una buona giornata e ci vediamo al prossimo.